Qual è stato il ruolo di Mussolini nella persecuzione e nella deportazione degli ebrei dall'Italia? Qual è stata la politica del Partito Fascista Repubblicano durante l'occupazione nazista nei confronti degli ebrei? È un argomento molto complicato, molto difficile da affrontare perché, in primo luogo, molta della documentazione è andata perduta e, in secondo luogo, perché la storiografia su questo argomento, praticamente tace. C'è stato pochissimo studio su questo argomento e soprattutto nessuno o quasi nessuno ha voluto parlare del ruolo personale di Mussolini nella deportazione degli ebrei dall'Italia. E questo è abbastanza paradossale se pensiamo, ad esempio, alla quantità enorme di libri e di articoli e anche di film che sono usciti invece su Pio XII e sui suoi silenzi. Mussolini ha avuto un ruolo assolutamente centrale nella deportazione degli ebrei dall'Italia. Ma prima di affrontare questo argomento bisogna sfatare due miti. Il primo è che Mussolini durante la Repubblica Sociale Italiana sia stato un dittatore, diciamo così, apatico, che si disinteressava delle cose dello Stato. Mussolini, come si evince dalla sua agenda personale e dal calendario delle sue udienze, è stato un dittatore che ha cercato in tutti i modi di mantenere il controllo su ciò che rimaneva del suo Stato. Mussolini continuamente riceveva dignitari del partito, capi provincia, funzionari dello Stato, ministri, ufficiali tedeschi, nel disperato tentativo di mantenere il controllo sulla Repubblica Sociale Italiana e di sapere quello che succedeva nelle varie province. Il secondo mito è che Mussolini non sapesse quello che succedeva agli ebrei, non conoscesse cosa stava succedendo, ad esempio, nell'Europa dell'Est. Mussolini sapeva tutto, era stato perfettamente informato, sia da, ovviamente, dai diplomatici che ancora erano all'estero, sia dai militari, sia dai funzionari del partito. Ad esempio, il segretario nazionale del Partito Fascista, Aldo Bedussoni, dopo un viaggio al fronte in Unione Sovietica, gli lasciò una lunga relazione da tiro scritto, nella quale, a proposito della persecuzione e della distruzione degli ebrei d'Europa, si legge: le fucilazioni sono all'ordine del giorno, e anche per forti contingenti di individui di ogni età e sesso. A Minsk, nel teatro dell'opera, abbiamo visto ammazzata la roba di migliaia e migliaia di ebrei, ammazzati, e che sembra sarà distribuita alla popolazione. Si sfruttano, dicono, solo quelli che possono lavorare e fino al loro esaurimento materiale. Quello che ha colpito gli italiani è il modo dell'uccisione, alla quale del resto sembra che le vittime siano rassegnate. Intere città e villaggi hanno avuto ridotto anche di un terzo e della metà la popolazione, specialmente per l'eliminazione degli ebrei. Una relazione quindi chiarissima, anche abbastanza dettagliata. Allora Mussolini è sempre stato antisemita, sempre avuto forti pregiudizi. Questo suo pregiudizio si scatena poi in un vero e proprio odio nel 1938 con le leggi razziali e ancora peggio con lo scoppio della guerra. Dal 1940 in poi le leggi contro gli ebrei diventano sempre più restrittive, la propaganda sempre più ossessiva e soprattutto migliaia di ebrei finiscono o al confino o nei campi di concentramento. Nel 1942 vengono obbligati anche ai lavori forzati. Lavori forzati spesso inutili e umilianti, ma che devono dimostrare al popolo italiano che gli ebrei finalmente lavorano e quindi contribuiscono allo sforzo bellico della nazione. Il crollo del fascismo il 25 luglio del 1943 ovviamente segna una ferita fortissima all'ego di Mussolini, il quale è convinto che il suo regime sia crollato fondamentalmente per delle congiure interne e per il tradimento di alcune fasce della popolazione, il re e la Casa Savoia in generale, gli alti gradi dell'esercito e ovviamente anche gli ebrei. Cioè Mussolini, a partire dall'estate del 1943, comincia veramente a credere alla sua propaganda contro gli ebrei. Quando rinasce il Partito Fascista, che adesso prende il nome di Partito Fascista Repubblicano, dopo l'occupazione nazista, avvengono anche una serie di spinte dal basso contro gli ebrei, cioè il radicalismo fascista diventa sempre più forte
anche perché gli stessi fascisti, appunto, credono nella congiura ebraica. E quindi i primi congressi del Partito Fascista Repubblicano, congressi locali, chiedono a gran voce che gli ebrei vengano rinchiusi in campi di concentramento. Per cui Mussolini, da una parte, è convinto di queste congiure, dall'altra parte, deve dare anche una risposta alle richieste che gli vengono dalla base del partito. Questo è forse uno dei motivi per il quale il 16 ottobre del 1943 Mussolini non dice nulla di fronte alla razzia degli ebrei di Roma. Noi sappiamo che Mussolini era stato informato di questa razzia. Perché? Perché dalla sua agenda personale sappiamo che il 15 ottobre, cioè il giorno prima, erano stati convocati il console tedesco a Roma, Eitel Friedrich Mellhausen, il capo delle SS della polizia tedesca in Italia, Karl Wolff, e il ministro dell'interno Guido Buffarini Guido. Non sappiamo cosa si siano detti in questa riunione, ma poco ma sicuro hanno parlato della prevista deportazione degli ebrei. E nonostante questo Mussolini non dice una parola né in difesa degli ebrei prima della razzia, né dopo, tenendo conto che 1022 cittadini italiani, perché gli ebrei erano ancora cittadini italiani, vengono deportati e poi sterminati ad Auschwitz, cosa che Mussolini sapeva perfettamente. Questo è il primo dei gravissimi silenzi di Mussolini. È una responsabilità enorme che grava sulla sua persona. Gli ebrei diventano ufficialmente nemici della Repubblica a partire dal 14 novembre 1943, cioè quando il Partito Fascista Repubblicano convoca il suo primo e unico congresso nazionale, che si tiene a Verona. In questo congresso viene approvata a gran voce una sorta di carta costituzionale che si chiama Carta di Verona, in 18 punti. Sicuramente questa carta è stata scritta di pugno da Mussolini. E al punto 7 c'è scritto che gli ebrei sono stranieri e che durante la guerra sono considerati di nazionalità nemica. Cioè, dal 14 novembre 1943 gli ebrei sono ufficialmente nemici dello Stato italiano e del fascismo. E questo ovviamente comporta delle conseguenze gravissime, perché da questo momento in poi tutti gli ebrei sono potenziali nemici dei cittadini della Repubblica, che hanno quindi l'obbligo, quantomeno, di denunciarli alla polizia. Il passo successivo è l'ordine di polizia numero 5, ordinato dal ministro dell'interno Guido Buffarini Guidi il 30 novembre del 1943. Quest'ordine prevede la creazione di campi di concentramento per ebrei in tutte le province della Repubblica e quindi l'arresto e la concentrazione di questi ebrei all'interno di questi campi. Anche questa è una disposizione che ha delle gravissime conseguenze. Perché? Perché gli ebrei vengono concentrati in luoghi chiusi, quindi sono a disposizione del Ministero degli Interni, ma sono anche quindi una possibile facile preda per i nazisti, che non hanno certo rinunciato alla loro idea di deportare gli ebrei. Dal 20 dicembre del 1943 cominciano forti pressioni da parte dei comandi locali della polizia tedesca per farsi consegnare dai prefetti, che appunto si chiamavano capi provincia all'epoca, farsi consegnare gli ebrei a scopo poi di deportarli. E qui comincia la parte più complessa di questa storia. Complessa perché? Perché mancano alcuni tasselli che si possono soltanto ricostruire attraverso delle ipotesi. Cominciano le richieste da parte dei nazisti. A queste richieste i prefetti non sanno come reagire. Cioè non ci sono delle risposte univoche da parte dei prefetti e soprattutto non ci sono disposizioni da parte del Ministero dell'Interno. Con il risultato che alcuni prefetti consegnano immediatamente gli ebrei nazisti, altri prefetti, la maggioranza, cominciano a chiedere istruzioni al Ministero dell'Interno. E qui comincia una serie di colloqui e scambi di lettere tra il ministro degli interni, Buffarini Guidi, il capo della polizia, Tullio Tamburini, e Mussolini in persona. Questo siamo nella seconda metà di gennaio. In un primo tempo Buffarini risponde ai prefetti dicendo: prendete accordi con i vari
comandi locali e spiegate le disposizioni del duce, che erano fondamentalmente quelle ferme all'ordine di polizia numero 5, cioè tenere gli ebrei nei campi di concentramento. Alcuni, quindi, prefetti resistono in un primo tempo a queste richieste. E resistono perché? Perché è arrivato un ordine dall'alto e perché molto probabilmente vogliono tenere, diciamo così, alto il prestigio e l'onore della Repubblica, obbedendo al ministro degli interni e non alle richieste di ufficiali di polizia tedesca. Forse alcuni non li consegnano anche per motivi umanitari, cioè sapendo perfettamente che gli ebrei sarebbero stati portati nei campi di sterminio. Dalla fine di gennaio però tutto cambia. Noi non sappiamo cosa si sono detti Buffarini, Tamburini e Mussolini, ma sappiamo che dalla fine di gennaio in poi gli ebrei vengono consegnati da praticamente tutti i capi provincia. Non solo, ma ad esempio a Roma comincia un durissimo giro di vite nei confronti degli ebrei, nel senso che viene inviato a Roma un nuovo prefetto, Pietro Caruso, il quale come prima cosa dà disposizioni alle questure perché si intensifichi la caccia all'ebreo. Per cui c'è un cambio di politica. Cioè, se fino a metà gennaio l'ordine era stato quello di tenere gli ebrei nei campi di concentramento italiani, dalla fine di gennaio in poi invece la politica sembra cambiare. Da una parte si arrestano più ebrei, dall'altra parte si consegnano ai tedeschi. Tedeschi i quali li concentrano nel campo di concentramento di Fossoli, campo concentramento del transito, che è praticamente l'anticamera di Auschwitz, è il campo da cui si parte per i campi di sterminio. Quindi noi non sappiamo esattamente cosa sia successo e possiamo però proporre delle ipotesi, anzi gli storici hanno proposto delle ipotesi. Il primo a proporre l'ipotesi di un accordo generale, un accordo quadro tra Terzo Reich e Repubblica Sociale Italiana è stato Michele Sarfatti, il quale nel suo libro Gli ebrei e il regime fascista scrive: lo svolgersi dei fatti consente invece di delineare un'ipotesi che, pur rimanendo priva di una vera e propria certificazione documentaria, ha la caratteristica di essere l'unica coerente con tutti gli avvenimenti e con tutti i documenti noti. In un momento probabilmente posteriore al dicembre 43 e sicuramente anteriore al 6 febbraio 44, i governi del Terzo Reich e della RSI pervennero a un accordo per la consegna ai tedeschi e la conseguente deportazione e uccisione degli ebrei arrestati dagli italiani. Per cui, quindi, un accordo tra Repubblica Sociale Italiana e autorità naziste. Matteo Stefanori, in un libro uscito nel 2017 che si chiama Ordinaria Amministrazione, invece propone una seconda ipotesi, che cioè che non ci sia stato un accordo quadro, ma che ci siano state una serie di accordi tra i vari capi provincia e i comandi tedeschi per la consegna degli ebrei. E ad esempio pone tra le varie fatti a sostenere la sua ipotesi il fatto che ad esempio gli ebrei di Padova, che erano concentrati nel campo di Vovecchio, una villa fuori Padova, vengono consegnati soltanto nel luglio del 44, anzi neanche consegnati, vengono proprio rastrellati e deportati dai tedeschi stessi. Per cui, secondo Stefanoni, fondamentalmente ogni capo provincia, senza indicazioni precise dall'alto, ha cercato di seguire una sua politica autonoma, che è plausibile anche perché la Repubblica Sociale Italiana è nel caos più totale, nonostante i tentativi di Mussolini di tenere rigide, diciamo così, le redini del governo, non sempre ci riuscì. Si può anche proporre una terza ipotesi. Dunque, nel dicembre e gennaio 43-44 ci sono moltissime lamentele da parte dei capi di provincia verso il Ministero dell'Interno, perché i nazisti saccheggiano i beni e le ricchezze degli ebrei. Ogni arresto comportava il sequestro delle ricchezze ebraiche e il trasporto di questi beni in Germania. Lo stesso succede anche per le opere d'arte, e ci sono moltissime lamentele scritte
da parte del Ministero degli Esteri verso l'ambasciata tedesca nei confronti di questi saccheggi. Lamentele e richieste che l'ambasciata tedesca ignora completamente. Il 4 gennaio del 1944 viene messo un'ordinanza per la quale tutti i beni degli ebrei devono essere sequestrati e dati in mano alle Geli, ente per la gestione e liquidazione dei beni ebraici, un ente che esisteva fin dal 1939 e che viene rimesso in auge da Mussolini nel 1944. Questo probabilmente proprio per evitare che i beni degli ebrei venissero saccheggiati e portati in Germania. Ma nonostante questo ordine del 4 gennaio 1944, i tedeschi continuano a depredare gli ebrei. Potrebbe essere che a questo punto ci sia stato un accordo o un tentativo di accordo tra Repubblica Sociale Italiana e Terzo Reich. Cioè, forse Buffarini Guido e Mussolini hanno cercato di trovare un accordo per il quale gli ebrei venivano arrestati e concentrati a Fossoli da parte degli italiani e poi venivano ceduti, diciamo così, ai nazisti che li potevano quindi deportare verso Auschwitz. In cambio, i beni degli ebrei sarebbero potuti rimanere nelle casse della Repubblica Sociale Italiana. È soltanto un'ipotesi, non ci sono documenti a favore di questa ipotesi, però mettendo insieme tutte le date possiamo quantomeno ipotizzare che uno scambio del genere sia stato comunque, se non pensato, almeno tentato e sicuramente poi non messo in pratica, perché comunque i tedeschi hanno continuato serenamente a saccheggiare il bene degli ebrei. Quello che è certo è che anche se non c'è stato nessun tipo di accordo quadro, diciamo così, tra Mussolini e il Terzo Reich, sicuramente le sue responsabilità sono state enormi. Sono state enormi perché ha mantenuto il più totale e assoluto silenzio il 16 ottobre del 1943, perché ha mantenuto il più totale e assoluto silenzio nelle deportazioni successive e soprattutto ha dato ordine affinché gli ebrei venissero arrestati e concentrati e quindi messi a disposizione dei nazisti. Comunque si voglia leggere gli avvenimenti di questi anni, Mussolini ha avuto un ruolo centrale nel collaborare nella distruzione degli ebrei italiani. Grazie per l'attenzione.